25esima festa del radicchio, piazza Gremita, ed è sempre bello vedere quando c'è tanta gente, soprattutto oggi tanti bambini. Direi di sì, abbiamo visto tanti bambini che hanno partecipato al concorso legato alla festa del radicchio, tanto entusiasmo, tanto lavoro da parte degli insegnanti per sensibilizzare i ragazzini e le ragazzine rispetto al tema del futuro, che è il tema dell'ambiente, della sostenibilità, anche dell'agricoltura. Siamo orgogliosissimi di essere uno dei 24 comuni che fa parte del consorzio IGP. Stamattina abbiamo visitato la scuola agraria, abbiamo visto quanto esigente è la lavorazione di questo prodotto e dobbiamo essere molto orgogliosi di questo e dire che Mirano è la città dei parchi, la città sostenibile, ma è anche la città del radicchio. Prossime iniziative che vedranno coinvolte il comune e l'amministrazione di Mirano? Insomma, partiremo col carnevale, dopo 2 anni, prima la pandemia, poi la ripresa un po' così, rilanceremo il carnevale. Poi avremo il mese di marzo, in cui abbiamo parecchie attività per quanto riguarda la festa della donna, e poi andremo direttamente a 25 aprile, che sarà la celebrazione della nostra libertà, ma anche la festa dei fiori, due argomenti che si sposano benissimo tra di loro. E che vedrà come sempre Mirano protagonista, anche visto che è al crocevia tra 3 importanti province. Sì, noi stiamo lavorando molto sul futuro del territorio, vogliamo migliorare l'attrattività e la competitività del territorio, e anche la valorizzazione di questi prodotti va in questo senso. Non dimentichiamo che il tema dell'agricoltura intercetta molto anche il turismo, con particolare riferimento al settore enogastronomico. Grazie. Prego.